Allora, sì, surfa. Surfo sulla persona? Ho buggato il gioco e incontro anche i Pokémon! Devo iniziare con una piccola rettifica. La versione che sto giocando di Pokémon Infinite Fusion è piuttosto vecchia. Il problema qual è? È che andando a fare l'aggiornamento della versione, con il nuovo installer non mi fa importare il salvataggio vecchio. Quindi non posso giocare la versione nuova senza ricominciare da capo. Indi per cui terrò questa versione, quella un pochino più vecchia. Non è neanche troppo vecchia, però. Ad ogni modo, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Infinite Fusion. Non sono minimamente pronto per sfidare la Lega Pokémon, ma cercherò di fare del mio peggio. Le bacche qui servono, sì. La squadra in effetti fa un po' pena. Spero di superare almeno via Vittoria quest'oggi, e anche il rivale qui più che altro, perché è davvero pessimo da affrontare ora. Ah, chissà se da Lega Pokémon potrò usare 6 Pokémon. O se dovrò usarne tanti quanti ne ha il Super 4. Bello, Marjot! Che nome. E uno. Ma che... Exeggut e Tauros! Spero che non abbia preso il tipo Psico. E invece sì, ti pareva. Anche Tauchiut sconfitto! Carino, come fusione, non male. Manda in campo Starcasam! Oddio! Non è brutto, però. Diciamo che non aggiunge molto ad Alakazam, ecco. Però, che Poliketh ne manda fuori 3 è fantastico. Però mi sa che ora se ne va anche lui. No! A Maghorn? Interessante. Bello. Shottato. Wow, 4 ne ha fatti fuori. Mamma mia, Poliketh on fire! Non lo uso mai, però oggi Blastsor. E qua, amici miei, mandiamo Charion. Ora, non è la scelta migliore mandare Charion, però un attacco elettro potrebbe farci comodo. Mamma mia! Anche un Toxic, per cominciare. Aerion Defense, ah sì! Va bene. Thunderfang. Ah, perché è tipo erba però. Non solo acqua. Flamethrower, vediamo che succede. Un bel lanciafiamme. Lanciafiamme! Fai buono, lanciafiamme! Vabbè, sì, però. Rivale, stai facendo pena. Electados. Electabuzz e Gyarados. Beh, sì, Toxic. Anche lui ci vuole. Boh. Due iperraggio, non hanno fatto niente. E mi pare che sia finita così. Sì. È più forte quello normale che non questo con le fusioni. Com'è possibile? Ci annusiamo dopo. Sì, ma per davvero. Sarebbe carino ora. Ah. Ma di lato è entrato? Allora, no, volevo dire una cosa, ma. È bella. Ok. Ah, quindi lui controlla se già ho ottenuto le 8 medaglie? Solo uno ce n'è, va bene. Ah, il percorso 26! Che bello! Che bello! Ah, devo. No, dicevo, sarebbe bello se avessero appunto messo gli allenatori qui in giro ad affrontarti ed eliminato totalmente la via Vittoria. La via Vittoria. E secondo me, a forza di andando avanti con gli anni, con i giochi Pokémon, la via Vittoria è inutile. Non serve a renderla complicata, non c'è bisogno. È una cosa vecchia, secondo me. Ci può stare a Endgame quando vai a catturare Mewtwo che hai quella intricata grotta celeste che da piccolo mi ha fatto ammattire per trovare la strada. Poi in realtà ho scoperto essere molto più semplice, ma. Perché via Vittoria deve essere complicata? Hai gli allenatori qui in giro, no? Fai un bel percorso lungo. Magari sì, non dico proprio dritto, però almeno metti gli allenatori fuori, lascia perdere via Vittoria, ad oggi intendo. E vai avanti così. Sinceramente non ho voglia di fare la via Vittoria, è quello il vero motivo. Ma... Oh mamma.
Oh cielo, il giorno in cui i polipi si metteranno su i tentacoli sarà il giorno in cui sarà il momento di abbandonare la terra e prendere la via del mare. Farmory! Boh, bello però, eh. Allora, sì, surfa. Surfo sulla persona? Ho buggato il gioco e incontro anche i Pokémon! Ma è stupendo! Ah, però qua. No, perché sono atterrato. Allora, fusione del giorno come prima cosa. E seconda cosa, ti voglio catturare, bello. Chi è questo, mo? Ti frusto! Ma cosa frusti? Ma chi ti vuole? Io sono quello che frusta, se non lo sai. Sono stato frustato. Te l'ho detto che sono io quello che frusta. Ho Venusaur e Blastoise e per puro divertimento li ho fusi. Oh mamma mia. Dimmi che è Venusaur e ti pago la cena. Sì! Venutoise però. Ok. Ok. Sì, ma che gli faccio? Ok, si entra. Oh, ti fanno compere. Eccoci qua, finalmente. L'hanno fatta questa strada all'Oreo Argento Maniera, il che va benissimo. Eh sì, guarda, qua c'era il posto per il masso. Devo comunque fare il giochetto di rosso e blu. Bene o male è la classica via vittoria con qualche piccola differenza, magari il puzzle leggermente più complicato, ma non troppo. Beh, c'è poco da dire. Miglior fusione ad oggi. Ma proprio di tutte, la migliore di tutte. Ma dai, è fantastico come design. Non batte per il momento Scarizard, ma Victreezy, bello. Bello, bello, mi piace. Ah, però, ehi, io non è che me la godo perché dico sarà uguale, no? È uguale a quella del 2. O meglio, quella del 2 di Oro e Argento, non di Heart Gold e Soul Silver. Carina. Sembrava quasi una caserma, effettivamente. Penso che assaggiare la potenza del primo Super 4 sia d'obbligo. È Lorelai. Me lo aspettavo. Benvenuto nella Lega Pokémon, sono Lorelai di Super 4. Sì, vabbè, è quello che ci dice anche negli altri giochi. Qua possiamo usare tutti quanti i Pokémon che abbiamo. Anche loro ne avranno 6 a testa. Sarebbe figo? No. Magong. Dimmi che ha tenuto il tipo acqua. Stranamente sì. Purtroppo sì, direi. No, stranamente, purtroppo. Wow! Immaginatevi però fuoco-ghiaccio, che combinazione potente. Fuoco acqua, vabbè, che sarà mai fuoco acqua, ma fuoco ghiaccio. Potrei andare con lanciafiamme, ma secondo me è buio acqua. Nonostante Lorelai sia ghiaccio, tipo ghiaccio. Quindi toxic, tanto per. Critica, vabbè, night slash notte sferza. Nel caso sia buio o acqua, buio ghiaccio, acqua ghiaccio, quello che ti pare, acqua buio, è uguale. Brick Break è super efficace in ogni caso. Breccia. Grande. Magari è buio, ghi buio ghiaccio, distrutta proprio. Wow. Weras. Bel nome. Madonnola Nessie. Nessie perché la Lapras. Mambro. Slowbro e Mamoswine. Figura. E beh, Surf se tiene il tipo terra. No. Però potrei andare. Forse tiene il tipo psico io però. È terra acqua, credo. Potrebbe essere terra acqua. Comunque, Shadow Punch. No, è psico. Audio Cast No Clock. Oh, Tentastar. Bello. Vabbè, comunque è andato, dai. Ma rimango con Gyarados, rianimo. Per forza. Bella signorina lei. La invito fuori a cena, però pagherei il conto perché, sinceramente. Tutte quelle liane, non so cosa possa farci poi nel dopocena. Vorrei, insomma, non avere oltre a danno anche la beffa. Andiamo con Flamethrower! Lanciafiamme! Boom! Bene.
e meno 3. Ne mancano solo 2, di cui uno non è messo proprio bene bene. Eccolo qua, Mambro, Mambro number 5. È ghiaccio psico allora. Bello. Ah no, era finiti? Ah, ok, non so contare apparentemente. Beh, immagino che il prossimo sia Bruno allora. Oh, sì. È Bruno. Non si nomina Bruno. Direi quindi di affrontare anche Bruno. Sono Bruno di Super 4. Sì, vabbè, andiamo avanti. Alleni i tuoi Pokémon coi pesi, bravo. Faglielo pesare. Ok, Mawire. In effetti il primo Pokémon è sempre stato Onix. Stavolta è Mawire. Dice, sai, no, ci viene preparato. Che abbia nullo difesa? So cavoli se ha nullo difesa. Charion, avvelenalo. Ti prego. Grazie. Oh. Fa un'ecatombe sto tizio. Marochan. Marowak più Hitmonchan. Oddio però. Mica brutto. Ah, devo dargli atto. È carino. Beh, è anche debole. Steechamp, mamma mia! Oh, che particolare. Non è brutto, ma non è neanche bello. È particolare. Seacross, Seasor con Heracross. Vabbè, sì, qua proprio te lo apro, te lo squaglio e aeroriciclo pure. Vai, non ci rimane niente. Ma che cosa? Ma che mi stai mandando in campo? Fermati! No, mi paralizza. Zap Cannon paralizza al 100%. Ma hai pure bruciato! Let's go! Eccoci qua, punte a capo. Allora, ricominciamo. Flame Burst! E ora, Flame Thrower! Andiamo! Così si fa. Oh, neanche me ne sono accorto che ho vinto, guarda un po'. Va bene. Allora, il problema è solo uno qua. Io perderò quasi sicuramente contro Lance. Quasi sicuramente, ho detto. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. Nel prossimo andrò avanti, finirò la Lega, perderò contro Lance, non ne ho idea. Ad ogni modo, lo scopriremo la prossima volta. Ciao!